Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi! Beh, non fermiamola più finché ci riusciamo, sennò... Ok. Aspetta, se no devo pensare a qualcosa di... Intanto basta l'intro seria, poi zitto, possiamo degenerare. Ce l'ho. Non ce l'ho più. Niente, insomma, questa è la rivelazione che tu fai. Aspetta, devo pensare a qualcosa di veramente brutto, tipo, ok. Ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della Eglock a Pokémon Diamante e Perla. Io concludo veloce, mi viene da ridere qui con noi. Ciao ragazzi. Raga, allora, Tia un giorno vi farà vedere il tutto. Prima di questo episodio c'è stato un momento di ignoranza colossale. Comunque Tia, che cosa faremo e che cosa abbiamo fatto in questo episodio? Cosa abbiamo fatto in questo episodio? Finora abbiamo iniziato il video con un punto bello. Raga, non ce la faremo mai. Volevo dirti che cosa faremo. Allora ragazzi, in questo episodio affronteremo il rivale, cattureremo probabilmente tre Pokémon, se Dio vuole. Tre Pokémon a testa, ovviamente, si intende. Esatto, se Dio vuole, perché nello scorso episodio ne abbiamo catturato uno su quattro in due. Ok, ottimo. Io vi ricordo ragazzi che c'ho Bosch a livello 7, sto per affrontare il rivale, io non so tu. Ah vai, ci so. Ok, ci so. Perfetto. Ehi Creepy, non dirmi che ora sei più forte. Io c'ho bisogno di chiedere? Certo che sono più forte, dai, mettiamoci alla prova. Dato doppiaggio. Raga, ti giuro che se mandano un hentai sclero, rido come un deficiente, tia. Rido come un coglione. Tra l'altro, raga, sto Rotom c'ha un po' di problemi perché non riesco ad attaccare se non addormentando il Pokémon. Tu tia lì, il tuo primo Pokémon chi è? Medicham. Ok, perfetto, il mio è un Wishmoor. Ok, beh, è morto. Ma tanto l'ho shotto tutti questi due, non è che... Sì, io... Blizz, lì. Come lo butto giù, Blizz? Come lo butto giù io sto fallisce. Con Entei. Old Dog Banks Little Blizz. Ora vuole imparare contro. Sai cos'è la cosa divertente? Che loro non stanno capendo un cazzo. Però dietro c'è una storia, una bella storia. Mica provo a fargli Abisso, però a shottarlo con Abisso, mi sono rotto il cazzo, muore. Porygon Z al mio secondo. Oh, minchia, l'ho ucciso con Abisso, zii. Scialla, perfetto. Cuore deciso di Porygon Z. No, è Porygon normale, dove l'ho vista la Z? Pokémon XYZ. Porygon XYZ. Porygon XYZ, raga, la nuova forma introdotta da Lola con Pokémon Ultra Bestemmia e Ultra... E Ultra Cristo. Ok, perfetto. Intanto il mio Rotom ha imparato attacco d'ala. Qua ti prego, metti un'immagine con Gesù Trigger. No, vedrò, raga. Ok, io sono per fare la cattura, tia. Sì, io sto shottato ora. Ok, perfetto. Facciamo la cattura. O se viene fuori un altro leggendario. Non trovo i Pokémon. Ma il problema è che anche se mi capitano le pippe, io non posso. Cioè, non so tu, ma io non posso. No, tu puoi, io non posso indebolire, sciotto. Oh, beh. Minchia, Grovyle non lo catturo nemmeno se lo lego a mo' di Sadomaso, porca troia. Vai, Rocket, addormentamelo, ti prego. Ma perché tu puoi addormentare? Io posso addormentare con due Pokémon. L'ho shottato! Brutto colpo di Rocket. Perché lo puoi addormentare, dicevano. Ok, che faccio? Vado a fare la cattura al percorso di sopra. Che sei drogato. Ok. E l'intonazione mi sembrava quella. Io spero che l'audio sia decente del video. Se no, sti cazzi, raga. Aspetta, io devo andare a catturare. Il problema è che tanto non posso indebolire. Ok, io sono andato senza motivo sull'altro percorso. Kadabra. Ok, perfetto. La potenza. Vabbè, però mi vuole male. Drapion. Aia. Ma non entra neanche se, non lo so, lo lego. Mi hai rubato la battuta, maledetto.
Oh, dai, che ho quasi preso Kadabra. Comunque, raga, questo Pokémon qua lo schiudiamo come al solito all'inizio. E poi i Pokémon che cattureremo verso la fine li schiudiamo alla fine, come al solito. Lo sapete. Non si cattura, non si cattura, non è. Ok, io ho preso Kadabra. Io non so che fa, sto senza nafta. Io ho trovato una pietra lunare nel frattempo. Allora, perfetto, vado al centro Pokémon, raccolgo un uovo, lo schiudiamo. Ma adesso prima... Privazione, lo shot? No, non dovresti. E sono al 12, eh? Lì al 5. Allora, qua comparirà tipo a schermo in bianco e nero la frase tipo, no, non dovresti. Spera. Oh, con il seguimento non gli faccio tanto male, forse riesco a catturarlo. Vai, provaci. Canto, canto, canto! Eh? No, siamo, no, siamo a Sinnoh, tia. Ah, ok. Scusa. Io intanto, prima di schiudere l'uovo, ragazzi, vado ad affrontare gli allenatori qua sopra, giusto per una questione di ho voglia di prendere. L'ho catturato! L'ho catturato! Oh, perfetto. Oh, facciamo che, visto che Tia in questa serie non ha schiuso neanche un uovo per la prima volta, adesso lui schiude le uova mentre io ammazzo Dialga della pupa. Mi sembra più che, più che giusto, con questo Pokémon qua non lo butto giù manco per sbaglio. Interessante scoprire che non ho assolutamente modi di buttare giù un Dialga, vero? Oddio, volendo ci avrei Rage con Fragor Tempo, sai. Dialga, minchia, Fendifoglia, t'ammazzo di botte. Fendifoglia. Minchia, ho usato Fragor Tempo contro Dialga. Mi sembra una cosa vagamente giusta. Sabbiatomba, sì. Io intanto scelgo l'uovetto. Kinder, come i bambini piccoli che vanno dalla Non so se sto girando box o no. Sì, lo stavo girando, sono al quarto box. Madonna, in ritardo, raga, che cosa bella. Vai, vai, cercalo, cerca. Cerca le uova. Ce l'ho. Vai, com'è la situa lì? Controlla, prima l'uovo, controllalo, che non si sa mai. Aspetta, corro 2 secondi, vedo. Ok, perfetto. Ipnosi, vai così. Ok. Si schiude. Mangia sogni. Ok. Raga, voi controllate lo schermo di... lo schermo. Perché giustamente... Lugia! Ma no, ne ho incontrati due in due allenatori, ma sì, che stava è? A schiudersi. Vai, spara. No, nel senso... Ah, nel senso stato. Che hai controllato. Ok, perfetto. Mi ricordano che il bullo è un uomo. Mi dicono che ha la classe allenatore uomo. Grazie per l'info. Ok. Come oh, sta per schiudersi, ma non si schiude. Chi c'è dentro? È Gesù Cristo, mi sa. Mi sa sì. Eccolo, eccolo. Vai. Eccolo, dai. Attenzione. Aaron. Perché ci ha messo 400 anni per Aaron? Non lo so, come lo chiamo Aaron? Chiamalo... Iron. Cioè... Maiden, chiamalo, gli Iron Maiden. Così, dal nulla. Così? Senza motivo. Appare Dragopulsar. Sa che si chiamo Maiden. Gli chiamo perché non lo, lui è tipo più personale. Se no, chiamalo, cazzo, ne so. Chiamalo Iron Man. Li chiamalo. No, lo chiamo Maiden, dai. Ok, perfetto. Allora, io adesso parlo con sto bullo. Perché sono andato sui simboli. Il tumore. Ottimo. È una cosa bella. Beh, ovvio. No, allora, io prima di schiattare con la voce volevo dire un'altra cosa. Che la grotta a nord di Giubilopoli e non a est, vero tia? In quella cattura lì la cattura per... In quella cattura lì, in quella grotta lì la cattura. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Ma tu hai già catturato sopra? Eh sì, per forza. Ma quanto sei veloce. E io a destra l'ho ammazzato al primo colpo perché... No, ok, stavo per dire una cosa brutta. Non la dirò. Non la dirà, perfetto. Allora datemi il mio Kadabra e andiamo a prendere un uovo a caso. Io come al solito chiudo gli occhi e finisco nel box 2, sezione... ma Creepy, non c'è la facecam, non chiudi gli occhi veramente. Ammazzando! Bastardo co... qualcuno. O no? Quanto bella la musichetta velocizzata del centro Pokémon. Ti. Cosa nascerà? Ci vorrà un po' di tempo. Bestemmio il clero, però. Perché questo qua non è un uovo particolare. Oddio, magari è buono, Però ci metto 400 anni. Vabbè, che tanto Tia deve ancora fare la cattura, 15 anni. Sì, infatti. Me l'hai preso lo strumento sopra? O ci voleva taglio? Non me ne ricordo. Dovrei averlo preso, in teoria. Dustox. Beh, dai, Dustox dovresti riuscire, in teoria, a prenderlo. Gli tiro un fendi spazio. No, è dell'allenatore. Ah, scialla. Tra un Fendispazio di quelli. Madonna, l'ignoranza di Fendispazio. Che potenza. Dai, non è morto con Fendispazio. Che culo. Itere lama. Schiuditi, fischia. Che okay, doveva essere family friendly, giusto? Quindi
Cosa nascerà? Che caricherò io. Cosa nascerà? Ci vorrà un po' di tempo. Adesso io il tempo te lo faccio trascorrere a furia di botte sopra il guscio dell'uovo se non ti muovi. Ah, lì, mi raccomando. Perché non posso distinguere il cazzo dell'uovo, purtroppo, per il momento. Shellos ho trovato. Vai, minchia, se non prendi Shellos sei un fallito. Intanto con la spiaga non entra. È entrato Drap e non entra lui. Chiaro. Tra l'altro il mio schermo sta laggando come un pazzo perché... Allora, qua se tu mettessi il mio schermo in bianco e nero, ho detto non entrerà mai, poi ho detto è entrato. Quindi bianco e nero potrebbe essere. Perfetto. Dai, minchia, che due palle sto uovo. Ok, ci vorrà un po' di tempo. Questo tempo sarà eterno. Torna nel box, cambio uovo. Io sto andando a prendere lo strumento. E io l'uovo lo deposito perché non si schiude più. Cioè, non è che posso fare un episodio a cercare di schiudere l'uovo. Ma neanche nessun miglioramento? No. Allora, ributtiamolo giù sperando di non ritrovarlo più. Andiamo di nuovo casualmente. Vediamo cosa viene fuori. Box 3. Si apro gli occhi tra un coso e l'altro. Non sono gay. Ok, perfetto. Sì, non lo so, sto delirando, raga, capitemi, vi prego. Siamo già a 10 minuti e 31, tia. Non ci siamo mossi da fottuta Giubilopoli. E quando i Pokémon chiamano... Tanto con l'ignoranza che c'è in questi video passa bene. Quando i Pokémon chiamano, Entei risponde. Dai, su. No, quello è quando Serena chiama. Ah, già, è vero, scusate. È presente le trame di Brothers? Quando c'è la donna che chiama l'idraulico, ecco. Quando impari sui siti porno. Mi si schiude l'uovo miracolosamente, ti prego, fa che sia decente. Ti prego. Milotic! Minchia, stai trovando tutti buoni. Milotic, onesto, Milotic. Ah, aspetta, io mi devo... Allora, Drapion era al 5, quindi devo livellare fino però al come 5. Lo chiamo Milotic? Serpentone. Dal nulla, lo chiamo... Okay. Ma sai che c'è? Lo chiamo Serena. No, ancora box 4, ero su questo, sì. Vai, perfetto, Serena entra nel team. Tia, direi di sbrigarci. Perché mi hai fottuto il nome di Serena? Hai visto. Vabbè, io livello dopo, tra un episodio e l'altro, sto punto. Sì, ci conviene sbrigarci e andare verso la grotta, verso Mineropoli, perché altrimenti questo episodio qua viene fuori come Gesù bambino. Allora, di 33 anni. Allora, devo portare Serena al 4 e mi sono dimenticato di liberare Kadabra, lo farò dopo. Ah, ma io li porto dopo. Cioè, li porto dopo. Vabbè, ma io lo faccio adesso, non è un problema. Io li porto dopo. Gli allenatori quasi quasi li balzo, sai che c'è. Oddio, mi sa che ho preso l'uovo morto anche io. L'uovo morto. Che bell'uovo peste. C'è il Pokerus, Pokerus, ma cazzo il si vuole. Il Pokerus. Oh, dammi la mia vodka, so Pokerus. Allora, attacco dalla sua. Dai, però. Com'è la situa lì? Oh, si sta schiudendo ora. No, zio, ho trovato Mewtwo di un allenatore. Cioè, io adesso veramente mi spiegate perché ogni allenatore deve avere. Groudon. Ha! Ho il titolo clickbait, raga. Perfetto, no, buono Groudon, ci sta. Come lo chiamo Groudon? Non lo so, chiamalo Pangea perché deriva dai continenti e roba del genere. Pangea, quanto cazzo siamo. Quanto cazzo sono, please, per piacere. Vediamo... Sorry. Però so cosa significa, il che vuol dire che perlomeno so cos'è quella parola. Esatto, perché ti è raga acculturato, lui fa una scuola di alto lignaggio. Minchia, voglio. Qui là. Linguaggio antico. Attenzione, hai visto. Non sapeva cosa volesse dire torto questo. Come lo chiamo Groudon? Posso chiamarlo Grr? Posso chiamarlo con un'onomatopea? Grr, scelgo te. Sì, no, lo chiamo Grr. Che tristezza. Ok, io ho invitato un po' di allenatori perché dobbiamo andare un po' alla svelta. Sono vicino alla grotta. Wait a moment. Me li alzo anch'io gli allenatori, dai. Ok, perfetto. Allora, io entro nella grotta e cerco... Ah, già, è vero che c'è il Montanaro che mi deve rompere le balle con le sue cose. C'è il... Montanaro. Ah. Cosa hai capito? Montalbano. E dai, si assomiglia come cosa. Ragazzi, c'è Montalbano, c'è anche... Non ho balzato questo allenatore. Tia, senti questa. Montalbano. Se c'è Montalbano, c'è anche Montenegro. No. Tra l'altro, come selvatico, ho trovato Vaporeon, che è Cristo Madonna a assorbacqua. Non lo butto, cioè, non riesco più a indebolirlo. Mi ha fatto palmo forza su Rocket, sto sclerando. Ok, vuoto tetro, perfetto. Tu come sei messo, Tia? Sto battendo la pupa.
Ok, perfetto. Ah, ragazzi, giusto, non ve l'ho detto inizio episodio, così vediamo chi segue i video fino alla fine. Ho dovuto rifare lo scorso video, cioè praticamente ho dovuto rifare il pezzo di gameplay, quindi alcune cose potrebbero essere diverse, tipo, che ne so, ho più Pokémon, ho più soldi, non me li sono givati, non sono stronzo, bacini. O provo a fare un aereo assalto con Spinda, se mando giù vapore con Spinda non lo caccio dal team. Ok, perfetto, non l'ha mandato giù. Fai ma un altro aereo assalto. Ma non capito se stai catturando. No, zia, ha fatto brutto colpo su Vaporeon. Rocket è il secondo Pokémon che mi manda giù selvatico. Dio Cristo, stavo catturando, certo! Eccoci di nuovo qua, ragazzi, abbiamo avuto una piccola interruzione causa cancro dell'emulatore di Tia. Possiamo proseguire affrontando gli allenatori. Il video sta per giungere al termine, vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio e a continuare a vederlo perché probabilmente mi schietta qualche Pokémon. Tu Tia lì, come sei messo? Sto facendo la cattura, cioè solo il tuo emulatore è sano, veramente. Ok, perfetto. Se no, Rayon, no, è solo Rayon, è solo il tuo che c'ha, è solo il tuo che è messo male, non è solo il mio sano, purtroppo. Come lo faccio entrare, Rayon? Non lo so, non ne ho idea. Potrei dire cose non family friendly, quindi non lo farò. Allora, tra l'altro sì, ragazzi, ho messo davanti cazzo, Serena per cercare di alzarla di livello un pochino. No! Ha mandato Raikou! Cosa? Ha mandato Raikou contro Serena! Il fratellino! Cazzo che... Questa è stata bella, questa mi è piaciuta. Questa... Ok, comunque dovrei riuscire a catturarlo, c'ho pochi PS. Certo. Ok, io... Questa la tira in bianco e nero, ti prego, tanto non riesco con le ultime. Ci credi che sto provando ad ammazzare un Pokémon con Abisso? Cioè, sto provando a ammazzare un Pokémon con un altro brutto colpo. Ok, perlomeno stavolta il brutto colpo l'ha fatto quando doveva, Cristo Dio. Serena livello 5, vuole imparare? L'ho catturato. Assistente. Vuole imparare assistente. Ok. Cazzo che trama che esce fuori già. No, vabbè, è illegale tutto ciò. È illegale, è illegale. Allora, qua c'è il bullo che deve farmi vedere la palestra. Io sono a Mineropoli nel frattempo. Tia, io vado a schiudere. L'hai catturato? Sì. Ok, perfetto. Allora, schiudi e concludiamo l'episodio. Sì. Ok, parliamo con Barry velocemente, che dice che il prossimo episodio, raga, affronteremo la palestra. E volevo chiedervi, ragazzi, siccome io ho un fossile e che ho trovato tipo negli strumenti selvatici. Strumenti selvatici. L'ho trovato come strumento nell'erba alta, ce l'ho fatta. E qua a Mineropoli posso rivitalizzarlo. Volevo chiedervi se la contiamo solo come mia cattura, oppure se Tia può avere diritto a una seconda cattura in giro per la mappa dove stracazzo gli pare. Quindi non nulla, fatemi sapere. Tu Tia, come sei messo lì con la schiusura del letto? Ho salvato e sto salvando. Vabbè. Vai, abbiamo capito, Tia, abbiamo capito, non c'è problema. Io salvo anch'io, perfetto. Aspetta, prendo random, vediamo. Allora, sposta. Squadra. Io intanto quasi quasi vado a controllare se posso rivitalizzare il fossile. Cioè, nel senso, tanto vale. Ah, penso di sì. Controllo. Aspetta, che vediamo. Ok, l'uovo sopra quello di Manaphy. No, non ci riesce ancora il tipo. Allora lascialla, nulla. Dimenticate quello che vi ho detto. Ah, non è capace, the fuck. Boh, così dice che non c'è ancora riuscito lo scemo. Capito. Comprendo. Ok, sto scrivendo e ci sta mettendo tanto. Vai, molto. Vai, vai. Minchia, se becca un altro leggendario bestemmio, veramente. Cioè, hai fatto tutte e tre... Quanti Pokémon hai quindi adesso in team? Cinque? Cinque. Onesto. Cioè, onesto... Ci sta mettendo 7 secoli, talvolta. Vabbè, raga, con calma. Tanto noi abbiamo tempo. Formula 6-7, vado a rubarti i video. Vai, vai, vai. Dagli una spinta. Dai, nel frattempo vado a comprare roba al market. Oh, ce l'ho fatta. Si schiude? Attenzione. Attenzione, sì. L'hype. Attenzione. No, no. Voglio la morte, la voglio, per favore. Per favore, ammazzami. Ammazzami! Chi è? Magikarp! Ci ha messo così tanto, vero? Sì. Dimmi come lo chiamo? Eh? Lo chiamo shit. Lo chiamo shit. No, non chiamarlo merda, che sei sacrilegio. Chiamalo... Lo chiamo Baka, cioè stupido in giapponese. Boh, controlla le mosse e poi concludiamo l'app. L'episodio, sì. Perché è un episodio diverso. Poi vedi che c'ha le mosse di Gesù. Splash Z.
che fa danno. Ah, pensavo che avesse veramente splash, cazzo. Se, sai che se ce l'ha veramente lo libero. Te la do come vita. Vai. Cos'è? Idrocannone. Drago danza. Terremoto tuono. Zì, è un Gyarados. Questo qua se lo porti a un buon livello diventa forte. Il problema è portarlo. Tanto si evolve poi. Eh sì, però devi farci la gara. Arrivare. Infatti. Vabbè ragazzi, quindi direi che il video è già durato troppo. Ma non c'è il condividi esperienze? Non ne ho idea. Se ce lo danno, cioè lo lascio a livello 1 finché non ho il condividi. Ah, non ne ho idea. Vabbè, comunque ragazzi, io spero che, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invitiamo, come solito, lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Proviamo ragazzi, visto che siamo sul mio canale, a raggiungere 400 like per questa serie che vedo che vi piace molto. Io sto fissando la facecam, nonostante non ci sia nessuna facecam. E nulla, mi raccomando, passate dai social per trovare foto hard di Rocket 25. E poi che altro? Passate al mio canale, grazie per lo sponsor, ciao. Passate al canale di Tia che deve raggiungere i 4 iscritti. Premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed dei video, la mia, non quella di Tia, che non è importante. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.